Romanelli, una conferenza di organizzazione che cade in un periodo storico particolare. Che cosa propone la CGIL? Innanzitutto la conferenza di organizzazione è un'opportunità tutta nostra per riflettere sul modello organizzativo e su come adattarlo al contesto politico, sociale, economico nel quale siamo chiamati ad operare. È anche una riflessione sullo stato dell'organizzazione. Noi siamo un sindacato particolarmente organizzato nei territori, molto rappresentativo, quindi abbiamo un obbligo, un impegno nei confronti degli iscritti e dei cittadini a ragionare su come rendere più efficiente ed efficace la nostra presenza. Basta pensare al ruolo non solo di rappresentanza delle categorie, ma al ruolo e l'importanza che hanno i servizi. Noi in questi giorni stiamo esplodendo in termini di pratiche in campo fiscale e delle attività di sostegno al cittadino che riguardano non solo il fiscale, che riguardano anche attività inerenti il patronato, quindi attività vertenziali, insomma una serie di argomenti su cui abbiamo necessità di affermare un modello che funzioni, che sia rispondente alla contemporaneità. E qui giustamente tu mi chiedevi come si interfaccia, come dialoga questa nostra riflessione con il contesto politico economico nel quale ci troviamo ad operare. Questa è una delle questioni sulle quali noi dovremmo agire, considerando che l'ultima conferenza di organizzazione per la CGIL fu fatta 10 anni fa. Quindi una conferenza di organizzazione è un'occasione straordinaria dove si lavora per definire, come dicevo prima, delle strategie e degli obiettivi che abbiano una durata nel medio-lungo periodo. La crisi del Ternano chiaramente è una crisi pesante, è la crisi del sistema industriale manifatturiero e dei servizi, anche se poi andiamo a registrare fenomeni o iniziative che stanno, diciamo, che stanno a testimoniare, come dire, una sorta di ripresa o comunque segnali importanti, perché accanto alla vicenda Thyssen, che sicuramente nel manifatturiero ha una rilevanza importante, alcuni timidi segnali positivi ci sono e vengono per esempio dal settore della chimica. Abbiamo uno scenario nuovo che si sta definendo nel settore della distribuzione, cioè l'accordo e l'acquisizione da parte della Coop Centro Italia di Superconti hanno costruito con questa operazione una rete distributiva che è di notevole importanza per occupazione e per fatturato. Quindi ecco, ci sono alcune delle questioni sulle quali abbiamo la necessità, l'obbligo per la tutela dei lavoratori e dei cittadini di analizzare e di favorire nel percorso che determini chiaramente lavoro e produca ricchezza.